Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come potete vedere con me, c'è il fantastico Omar, Sono qui dietro. pronto a cambiare completamente il mio look. E abbiamo con noi anche un ospite speciale, Mr. Liquors Beauty. Ciao! Fuori campo, da lontano. Esatto. Io e la regia, lontano. Oggi, come avrete già capito, trasformiamo completamente i miei capelli e il nostro caro Omar adesso ci spiega un po' cosa facciamo di bello. Yes. Allora, semplicemente andiamo a fare delle schiarature, poi vedrete quanto chiare, però vi dico solo per ora che saranno delle schiarature chiaramente sfumate e molto fredde. Direi che possiamo cominciare. Cominciamo. Cominciamo. Comunque è palese che abbiamo ordinato Ok. Eri in Francia, sì. Ok. Ha trovato il Big Tasty? Sì. C'era tipo a casa a piangere. E lei che mangiava, ogni volta che mangiava Big Tasty mi mandava la foto. Ciao. Ma perché ti Ah, ma pensavo? grazie. Ok, abbiamo già sciacquato una parte e adesso andiamo a togliere altre cartine e a sciacquare. Andiamo? Andiamo, 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 andiamo a Andiamo. sciacquare. Pom pom pom, pom pom pom. Tipo non l'ho accusato tanto come lavoro. Cioè No, tu nel senso. in No, che io. senso? Mamma, come sono fatti bene! Sono Ah, belle. questo. Come sono Scavalla le contenta. gambe. Da lì e sembrano bellissimi. Oddio, che belli, che asciuga. Li vedo un po' dallo schermino lì. Vai, vai a vederti. Vado. Ah, voleva dire asciugamano. Perché hai paura che ci No, dà? perché eh sì. Mamma, come stai bene? Voglio vedere la faccia. Fermi, non fatela entrare. Dovevo respirare prima. Mamma mia, non ce la posso fare. Luca si sta sentendo Sono male. troppo belli, cioè poi dietro sono ancora più fighi. No, ma devo fare un video, devo accendere. Ah, ma il telefono. Non ce la posso fare. Ah, ma io non ce la faccio, vedi? Te l'ho Oddio! detto. Tu non Ma ti rendi che belli! conto? No, perché non ne ho, cioè, non ne ho ancora guardato. Vieni dietro a vedere.
Penso stia parlando con te. Dammi perché non telefono. Posso andare dietro a vedere. Io non posso andare dietro a vedere. Oh, che strano. Oh. Buongiorno, oggi è il giorno dopo, ho deciso di aspettare a filmare la fine di questo video per darmi una sistemata, perché ieri avevo tutto il trucco colato, il mascara e volevo vedermi con un po' di make-up su e volevo vedere appunto il risultato finale qui con voi, con su un po' di trucco insomma. E oh mio Dio, prima di tutto sono stranissima, cioè non sono ancora abituata a vedermi così, però mi piacciono da morire, sono stupendi e wow, cioè voi non potete capire perché è una vita che voglio fare i capelli così e non sono mai riuscita a farli perché andavo sempre dalla persona sbagliata e finivo a spendere un sacco di soldi per niente, per andare il giorno dopo a rifarmi la tinta scura castana per coprire il tutto. E sono troppo contenta, spero tanto che piacciono anche voi, io sono innamorata follemente. Abbiamo deciso di fare un colore un po' freddo, quindi non troppo caldo, perché non lo so, io lo preferivo un pochino più freddo sinceramente e sono veramente soddisfattissima del risultato. Scusate, non riesco a smettere di guardare perché come faccio a essere io quella? Comunque ovviamente Luca e Omar sono già andati via, vi lascerò anche i dettagli sia dei loro account Instagram sia del salone di Omar qui sotto nell'info box se vi interessa. Io ovviamente ve la raccomando al 100%, cioè quel ragazzo è un genio, cioè io gli ho fatto vedere una foto del colore che volevo ed è riuscito a replicarlo perfettamente da una foto, il che è pazzesco, mai trovato qualcuno così bravo e sono proprio... sono stupendi, poi non sono neanche estremamente rovinati, sono un pochino più secchi rispetto a prima, ma abbiamo fatto una decolorazione ovviamente, però non secchi quanto teoricamente dovrebbero essere, quindi sono contentissima. Abbiamo anche deciso di tagliare un pochino le doppie punte, ma dovevo già farlo prima, quindi ho approfittato dell'occasione. Non lo so, spero che vi piacciono quanto piacciono a me e... io devo ancora abituarmi a vedermi e sembro un'altra persona... e non ci credo che dopo tutti questi anni sono riuscita finalmente a fare questo colore. Spero che questo video non sia stato troppo noioso, ho cercato di lasciare quei pezzi un po' più divertenti e di tagliare un po' il processo, però sappiate che abbiamo iniziato verso le 2, abbiamo finito tipo alle 6:30 più o meno. Nulla, sono una persona molto felice, ora vado a montare questo video altrimenti non sarà mai online entro oggi pomeriggio. Piccolissima parentesi, questa settimana qui su YouTube vedrete dei video preregistrati, quindi avevo ancora i capelli vecchi, li ho filmati settimana scorsa e anche su Instagram ancora qualche post con i capelli di prima, però fa niente. Niente, la smetto di parlare per nulla, spero che questo video vi sia piaciuto, se è così non dimenticate di lasciare un like e di iscrivervi se vi va e grazie mille per la compagnia che mi e ci avete fatto oggi e spero di vedervi anche nel prossimo video, ciao!